Eccoci qua, buongiorno a tutti, mi sentite? Mi date l'ok? Test? Mi sentite? Perfetto, ok, adesso vedo che ha perfetto. Ciao Sirio, allora Sirio, mi sono anche appena visto i video. Adesso magari durante i webinar ti do un attimino di feedback, ma assolutamente non. Ti faccio vedere subito. Allora, un attimino, perfetto, ciao, ben arrivata, ben arrivati tutti. Un attimo che sistemo qui la vista che adesso si sta un po'. Oh, guarda quanti siamo. Perfetto, Rodolfo in discesa, che facciamo? Adesso te lo rispondo, adesso rispondo a tutti, vediamo che facciamo. Facciamo trading, no? Allora, è già partita anche la registrazione, sì. Ok, perfetto, ovvio. Bene, ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi lunedì si riparte, lunedì riparte anche il nuovo mese di settembre. Bene, bene, bene. Allora, soltanto per dare un attimino un po' di chiarire una cosa con te, Sirio, ti dico una cosa. Prima cosa, se tu mi metti il grafico in linea, mi fai vedere soltanto le chiusure. Il grafico linea, per farti un esempio, mettiamo a candele. Vediamo se troviamo un esempio bello, 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 bello. Prendiamo il grafico Eurodollaro H1. Prendiamo per esempio queste zone qui, che le segno adesso così. Questa. Perché poi ti vai un po' un attimino a confondere con il grafico linea, che il grafico mi piace, lo guardo per tante altre cose, però se tu mi fai un video e mi metti il grafico linea, un attimino non è credibile quello che intendi far vedere, perché vabbè, dai, le trend line non sono dritte. Prendiamo questa per esempio, ok, la metto così. Ok, tu metti il grafico a linea, vedi che becchi solo i massimi, solo i minimi, solo i massimi, perché se tu lo metti a linea è così. Se lo metti a candela, però vedi che non vedi questo massimo qui di 16 pips, o questa punta qui non la vedi, quindi il calcolo è un po' differente da quello che mi fai vedere. Poi che poi il triangolo, quello che dici tu, sia un triangolo a 150 periodi, quello che sia, ti faccio vedere che se tu vuoi alla fine avere questa zona qui, fai così, hai un 50% di Fibonacci qui. Se non ti basta il 50% di Fibonacci, e non ti voglio smontare niente, per carità, ma se non ti basta il Fibonacci, lo metti così, vediamo se riusciamo a farlo. 0,5, quindi 0,25, mettiamo questo 0,25 per farti solo l'esempio, e poi ne mettiamo un altro, 0,75, e hai praticamente un Fibonacci con quattro linee, e quindi hai quella parte centrale che dici tu. Quindi se vuoi alla fine usare un Fibonacci così, diventa una specie di settaggio di un Fibonacci predefinito con i quattro quarti, quindi puoi metterlo sul massimo di questa zona qui e sul minimo che vedi, ma poi i minimi comunque non li potresti neanche usare perché è quelli che vedi dopo. Quindi per esempio, a partire dall'esempio che mi dici, sono andato alla fine, bravo Paolo. L'esempio che mi dici tu, scusate a chi ci ascolta, però Sirio mi ha mandato un video, quindi rispondo direttamente per non perdere poi tempo a rispondere direttamente alla mail. Tu vedi questo massimo qui e questo minimo, questo massimo e questo minimo, e al 50% reagisce. Ma non ho capito bene la tua teoria in che cosa consiste? Cioè, non ho ben capito. È il raggio di 150-155 candele che ti interessa? Quindi 155 dopo 155, quant'è? Non è che non ho capito se non ti sei riuscito a spiegarti bene o se comunque stai usando una piattaforma che non è MetaTrader, quindi è un po' difficile anche poi ritornare ai metodi tradizionali. Ricordati che i robot lavorano comunque sul MetaTrader 4. L'epicentro
ha un'altra funzione. L'efficiente con lo statico, per esempio, tu vai a dire all'euro dollaro, mettiamolo adesso su, adesso com'è, vai a dire all'euro dollaro, ok, io vedo questo minimo qui e vado a vedere questo massimo qui e mi metto un Fibonacci da qui a qui. Ok? Prendiamo l'esempio mio di Fibonacci, che non riporta queste qui, quindi li cancello e non riporta questo, e riporta solo il 50%. Ok? Quindi io decido in questa zona qui, vedendo questo minimo e vedendo questo massimo, che questa qui è la zona del mio epicentro. Quindi da qui in poi io faccio lavorare in buy il robot fino ad arrivare qui. Quando arriverà in questa zona qui, lavorerà in sell, costruendo una griglia, ok? Questo è l'efficiente statico. Non so se già questo è quello che consideri, non occorre fare altro perché già esiste questo robot. Tu hai un range di 155, ma 155 candele o 155 di espansione? Comunque, in base 155 di espansione. Di espansione, beh, allora scusa, 155 pips. 155 pips, allora il robot è già pronto. Lo puoi far lavorare sia solo in long che solo in short. Cioè, se dici solo long, non ti fa il short, però te li fa solo fino a qui. Quando arriva all'epicentro, si stoppa. Il robot è già pronto, praticamente, non c'è da rifare perché è talmente. No, non l'abbiamo pensato in parallelo. Io l'epicentro è già 5 anni che ce l'ho, quindi non è 5 anni che funziona, ma è già da tempo, ma non è che sia una cosa. Beh, lo trovi sul blog, trovi qualcosa dell'epicentro? Sì, vediamo, se vediamo, faccio gli esempi. Guarda qui, sull'epicentro. Ah, pagina in costruzione, perché non l'ho tolto. Vabbè, comunque. L'epicentro vai su, vai questi l'epicentro. Vedi? E qui trovi tutti gli epicentri, già anche addirittura i settaggi da usare, diversi video dove io ho già fatto dell'epicentro. C'è l'epicentro, questo video qui, per esempio, del 26 ottobre del 2015, quindi siamo al 2019, no? Ok? Quindi non è che sia una cosa. No, l'epicentro è semplice e lo vai a settare come vuoi, cioè alla fine. Poi l'epicentro dinamico è una cosa nuova di cui ci sto già lavorando. Ok? Bene, allora cancello tutto, cancello anche la tua media di video perché intanto non mi porta avanti. No? Comunque, grazie, che mi piace che ci sia sempre questa grinta. Tra un trader deve essere sempre pieno di grinta, deve essere sempre pieno di cose nuove, di studi. Ma io, come dico a tutti e come lo dico a me stesso in primis, dico sempre: non siamo noi a inventare l'acqua calda, c'è già chi ci è arrivato prima, purtroppo. Perché se fosse così semplice lavorare in borsa, no, non esisterebbe neanche la borsa. Bene, andiamo avanti. Oggi andiamo a vedere l'euro-dollaro che con la discesa di tre candele strette mi ti fa un breakout in questa zona. Più che altro io andrei a vedere adesso, prima cosa, andrei a vedere la teoria delle onde di Elliott. Ok? No, nessun conto bruciato nel venerdì. No, nessun conto bruciato. Vabbè, non so, non so Marco in che contesto ti serve saperlo, comunque no, nessun conto bruciato con l'algo, no. Un conto solo, ma non per via dell'algo, ma per via di un cliente, di un trader che fa operatività da solo, ma non per l'algo. L'algo è a posto, l'algo ha bisogno di, a volte in base alle strategie che uno usa, cioè se tu vuoi usare l'algo così con le size troppo grandi, non in proporzione con il conto, allora certo, ma se tu hai un conto a 10-20 mila, allora si corre, come ho fatto l'esempio l'altra volta con il conto di Cinzia o con il conto di tante altre persone, lo lasci correre. Se invece hai un conto speculativo, lo usi con le size più grandi, è sovente a impostazioni che magari
lo devi bloccare, devi chiudere le operazioni, devi chiudere l'operatività che non faccia più di 3, oppure stringere lo step di aprire posizioni, oppure allargare lo step quando è il momento, come nel caso di Francesco adesso, oppure mettere che il robot non lavori più short o che lavori solo long, quindi dipende dall'operatività che vuoi fare. Quello che consiglio io è avere un conto e lasciarlo correre con una size che sia proporzionata al conto, quindi non hai bisogno di metterci le mani più di tanto. Ok? Quindi ti ho risposto, poi non so qual era la tua curiosità, se sapere se magari in una discesa del genere il robot non tiene, ma non ha senso perché, scusa, questa qui è una salita, anche qui non dovrebbe aver tenuto, visto che deriviamo dalla discesa, invece qui ha guadagnato. Adesso dividiamo da questa discesa qui, la prossima salita guadagniamo. Cioè, il robot funziona con sali e scendi, se non si sale e non si scende non si lavora. Anzi, preferisco che sia sceso così perché alla fine è andato a toccare dei punti dove con un bel ritracciamento potremmo incominciare a pagare. Bene, allora, in base al ciclo già che ci siamo, andiamo a vedere le onde di Elliott. Qui siamo a 33, è buono la ripartenza di un ciclo 2 probabilmente, oppure, come avevamo già detto prima, o questo è un ciclo 1, adesso lo scriviamo, 1 barra x, quindi lo sappiamo, o è un x oppure un meno 1, addirittura meno 1, a questo punto bisogna scriverlo, meno 1, perché se è un ciclo meno 1, cosa succede dopo un ciclo meno 1? Meno 2, del 2 deve essere ribassista, adesso un meno 2. Vedete quando è complessa tutta questa cosa qui, quindi deve essere un meno 2. Se adesso è un meno 2, poi il 3 fa quello che vuole, magari distribuzione irregolare, mi parte così, mi riparte l'1 e così via. Ma in ogni caso dopo un meno 1 ho un meno 2, quindi attenzione ai long, perché se questo è veramente un meno 1, questo è un meno 2. Se invece parte così, questo non è più un meno 1, ma è una x, okay? La continuazione di un ciclo 3, quindi sarebbe un ciclo 4 con un errore. Quindi 3, 4, ci sta, questo è un errore ciclico, non lo conto perché in base alla distribuzione non può fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 3, quindi anche un vincolo da rispettare, il ciclo 4 non mi va mai sopra il ciclo 3. Chiaro, se mi va sopra di un paio di pips va bene, ma se mi rompe, mi torni su, mi fai così, o è un errore, è un ciclo 4, oppure è un ciclo X. In questo caso mi sali così, mi rompi il massimo del ciclo 3, è un errore ciclico, ti conto come 4 volendo, o meglio ancora come x. Se questo fosse un 4, questa sarebbe assolutamente una x. In questo caso, che questo è un 3, questo potrebbe essere un 4 con un errore ciclico. Ok? Cosa nuova, magari anche per chi mi segue da tempo, potrebbe essere una cosa nuova questa? Che ne dite? Un pattern che io non ho mai spiegato perché. Non è ancora mai avvenuto nell'ultimo periodo, però l'ho già spiegato tante volte. Quindi questo è una x oppure un meno 1. Se è un meno 1, parte un meno 2. Ok? Attenzione a questo. Questo è un indicatore che devi vedere. Fammi leggere. E quella è una trasformata. Forse, non so che cos'è. No, onda quadra. Certo, sì, assolutamente. Però se, ritorniamo sempre al discorso di prima, Sirio. Qual è, come la te la puoi gestire l'operatività? Semplice, sempre con l'epicentro, cioè non hai altro da inserire. Non hai neanche più il bisogno di calcolare. Se vuoi usarti l'espansione di 155, lo puoi fare, ma non avrebbe neanche senso. Però va bene. Comunque, c'è già, quando lo vuoi provare, tra 15 giorni è online il sito e poi verso fine settembre dovrebbe essere tutto quanto collegato. Quindi tra 13 giorni è online il sito del visual, perché c'è la deadline del 15, quindi no? Quindi poi magari poi cioè, prenderti l'epicentro e fare tutti i test che vuoi. Ok, benissimo, andiamo avanti. Vorrei proprio in questo caso qui, visto che
chiamo sempre, continuerò a chiamarli appuntamenti di trading, che è la cosa più bella che esiste, perché non sono lezioni, non sono queste qui. Però, allora, le onde di Elliott, che l'ho già spiegate l'altra volta, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, che sono inverse, perché normalmente questo doveva essere, allora, la teoria, purtroppo devo fare ogni volta lo stesso schizzo, perché la stessa bozza, perché sennò magari qualcuno non mi capisce. Se questo è il punto C, lo disegno qui. Il punto 1 è questo, il 2, 3, 4, 5, A, B, C. Così funzionano le onde di Elio. Questo è l'1, questo è il 2, 3, 4, 5, A, B e C, che sarebbe il ritracciamento, giusto? L'ABC. In questo caso noi siamo in un contesto ribassista. Quindi il contesto ribassista mi dice che l'ABC precedente va bene, che poi lo posso anche cambiare. Qui ho un C che si riporta qui, quindi questo dovrebbe essere il punto 1. Punto 1 che mi chiama un 2, così il 2 non deve andare sotto il punto C. In questo caso il punto 1 poi mi va a fare un 2 più basso, quindi non lo posso chiamare 2. Questo lo chiamo 1, questo lo chiamo C, in questo caso io l'ho traslocato, l'ho chiamato D, ok? D. 1, 2, 3 che mi fa un nuovo minimo rispetto a questo, lo posso spostare anche qui uguale, 4 che non mi fa un nuovo massimo rispetto al 2 e 5 che mi fa un nuovo minimo rispetto al 3. Ok? Quindi andando adesso a scegliere il punto 5, quando ho finito il punto 5 devo andare a ripartire col punto 1. Il punto 1 in questo caso, per questo magari ti verranno ancora più chiare le cose da vedere, Silvio, perché in questo caso io ho messo Fibonacci da qui a qui, a lunghissimo termine, ok? Questo è il 50%. Quindi potresti in questo caso, se vorresti usare l'epicentro, potresti metterti l'epicentro a questa distanza. Certo, sono 400 pips, devi calcolare l'epicentro in base, costruire una rete di operazioni in base a la range che vuoi e la possibilità di fare trading, cioè puoi mettere anche i microlotti, metti un microlotto ogni 50 pips, per esempio. Ok? Quindi vai a prendere una ragnatela che ti riporti qui sopra. Questo è semplicissimo, è un robot che l'unica cosa complessa è devi costruire i pips di distanza di ogni operazione per la griglia. Se tu mi metti 20 per 20, per esempio, quindi farai 20 operazioni ogni 20 pips, quindi sono 400 pips. Ok? Quindi hai un range operativo da qui a qui a 400 pips con 40, con 20 operazioni. Se non vuoi 20 operazioni o vuoi un range più stretto, metti 10 per 40 e hai soltanto meno operazioni. Giusto? Hai sempre i tuoi 400, ma hai meno operazioni. Cioè, tutto il calcolo rimane su calcolare questa distanza qui. Se poi lo vuoi così statico, che misuri a distanza con pips e griglia, diciamo, chiamiamola così, la distanza della griglia in operazioni, oppure vai a farti un calcolo di range e lo decidi diversamente. Ok? Puoi anche decidere, è chiaro che se tu hai un range che lavora da qui a qui, mentre il grafico scende, comincia ad aprirti operazioni che poi chiuderà arrivando qui, oppure arriverà chiudendo ogni volta le operazioni che va a target. Quindi se tu metti una griglia, adesso vi faccio l'esempio veloce, metti la griglia che parte da qui, quindi parte da qui in long e ogni tot hai le tue operazioni, giusto? Le operazioni puoi scegliere di chiudertele tutte qui, oppure ogni singola operazione con un target di 15-20 pips. Quindi una volta che lui scende, ti tocca l'operazione, te la chiude, ogni volta che la riapre, te la richiude, è composto per aprirle e richiuderle ogni volta che le tocca. Quindi con un'operazione, cioè con una griglia, puoi fare molte operazioni. Cioè una volta che arriva qui, avrà soltanto l'ultima operazione aperta. A meno che tu non gli dici no, take profit è completo questo, tutte le operazioni che ti apre, te le chiude qui. Non lo consiglio perché vai in overfitting, perché te ne aprirebbe veramente centinaia di operazioni. Okay? Quindi è meglio costruire la griglia che ogni volta, se non so, se c'hai una posizione che a distanza da una all'altra è di 20, ti metti un take profit di 15, 18, oppure vuoi esagerare, metti un take profit di 30, quindi ogni volta che te ne apre una, ti chiuderà la prima dopo che ti ha aperto anche la seconda.
Questo potrebbe essere anche una soluzione, devi vederla tu un attimino, ok? Comunque, l'epicentro è molto semplice, esiste da tantissimi anni, non è. Quello è il punto, ok? Quindi oggi, visto che mi hai dato l'input, spiego anche queste cose qui, che magari qualcuno da esternamente che mi segue dice, sì, ma cavolo, ma io vorrei una cosa molto semplice, situarla così, cioè esiste già, non è che si... È una cosa molto semplice. L'inizio un po' è settare l'epicentro diventa un po' difficile perché se lo setti sull'euro-dollaro, poi magari sull'euro-yen o su un'altra coppia che altri decimali devi un attimino misurarla. Però prima di dare l'ok all'operatività ti si apre un pannello di controllo e ti dice io sto tradando da A. Quindi se sbagli a impostare i decimali, magari ti dice sto tradando un range di 2800 pips e ne vorrei tradare solo 280, è chiaro che hai sbagliato a settare i decimali. Bene, allora questo è per le onde di Elliott, siamo nella onda numero 5, ad ora in poi non si scappa, questa è la numero 5, non è ancora finita, ok? Tanto togliamo il punto di domanda che questa è la numero 5, non è ancora finita, vi faccio l'esempio precedente e perché non si è manifestato l'1, 2, 3, 4, 5, perché se questo fosse stato l'1, questo il 2, questo il 3, il 4 non deve andare qui sotto. Quindi si doveva fermare qui e partire così, farmi il 5 qui in alto. Ok? Visto che non mi ha fatto il 5, si ferma il 3, mi va a fare l'ABC, in questo caso finisce qui, e qui mi pare che potrebbe essere il nuovo 1, ma poi diventando ribassista diventa un 1 qui sotto. Quindi 1, 2, 3, un po' personalizzata perché ci ho messo la D, diciamo così, ok? Però oltre a questo, andiamo un po' sul ma se fosse diversamente, per esempio, questo potrebbe essere un 1, questo un 2, questo il 3, e questo il 4, e questo il 5. A non cambierebbe niente perché avrei un A, B, C comunque qui, quindi non cambia, la lettura non cambia, anche in questo caso non cambia, ok? Attenzione, euro-dollaro di nuovo sui minimi, chiaro che adesso c'è la debolezza, vediamo cosa succede. Bene, questa è la questione che ho io. Poi, per ultimare un po' un attimino sia il discorso di epicentro, sia il discorso di avere una strategia diversa. Se io voglio mettere un altro epicentro, lo metto da 50% del 50% dell'epicentro qui, ok? Quindi potrei decidere di mettere un epicentro che mi lavora solo long da qui sotto, quindi da qui sotto arrivare al 50%, se il prezzo comincia a scendere, incomincia a farmi delle operazioni buy fino al 50% di questa zona. Un epicentro che mi lavora qui, un epicentro che mi lavora qui. Quindi avrei doppia operazione di operatività solo long. Se invece voglio o penso che il mercato mi arrivi in questa zona qui, allora lo metterò short, però attenzione. Essendo un robot previsto per fare operazioni e non chiudertele, l'unico stop loss che hai è l'epicentro. In questo caso, se tu lo metti a lavorare short da qui a qui, lui ti chiuderebbe tutte le operazioni in perdita qui. Quindi, chiaro che se tu lo metti a lavorare che vada short, fino a quando sali te le apre tutte. Quindi devi decidere tu quali chiudere. L'epicentro non ha bisogno di essere bloccato, puoi chiudere manualmente ogni singola operazione, non cambia niente sul robot. Ok? Non, è pericoloso, puoi mettere su ogni singola operazione uno stop loss, ma non ha senso perché statisticamente ti prenderebbe magari degli stop loss per poi tornare. Ok? Perfetto. Quindi magari forse ti ho dato un attimino, Sirio, un po', ti ho alleggerito un attimino l'idea perché già c'è, quindi non occorre che si faccia niente e devi studiarti soltanto come farlo. Se tu lo vuoi di 150 candele, e vai a vedere che ne so, da questo massimo qui a qui non sono 150, praticamente no, perché siamo sul grafico. Vabbè, prendiamo questo, vediamo se riesco a farlo da qui. E sono 155, sono qui. Ok, prendiamo questo qui per farti l'esempio. Se questo qui è un minimo, te lo tracci come vuoi. Ok. No, no, ma neanche io li faccio i robot, io me li faccio costruire, perché non è una cosa mia, quindi non interessa. Ok? Perfetto, quindi non faccio, me li faccio costruire i robot da chi li sa fare, non
non mi interessa. Ok, perfetto, quindi abbiamo fatto anche questo. Perfetto, Silvia, bene che mi hai risposto ancora. Vabbè, se tu hai qualcosa di interessante, magari alla solita ti organizzi meglio, ti prendi un programmino gratuito che ti registra il monitor direttamente e ti sistemi, cioè mi fai vedere qualcosa di già. Deve essere sensato e chiaro che se è un robot basato su un indicatore, deve essere anche possibilità che il robot venga costruito. Tante cose non si possono fare perché tecnicamente quello che vediamo noi non è sempre lo stesso. Cioè, quello che vediamo noi, il robot magari dice: ok, tu mi hai detto di aprire un'operazione quando arrivo lì, però in che contesto te la faccio aprire? Su chiusura, su apertura della candela, sul passo di candela, tutte queste cose qui deve dire. Per esempio, il robot che apre long in questa zona qui, se io dico al robot di aprirmi long quando questa linea rossa rompe la linea bianca, sì, glielo posso dire, ma sai quante volte la tocca la linea bianca prima di passarla? Magari la tocca e basta, la gira, la tocca, la gira, la tocca, la gira, e quindi succede che ti apre un'operazione, tipo qui, ti aprirebbe un'operazione long e poi subito dopo si smentisce e diventa short. Quindi è un po' difficile costruire dei robot che funzionano, devono essere veramente più che altro tecnici. Bene, anche questo l'abbiamo fatto. Andiamo sui cicli, che l'abbiamo già visto in 4 ore. Andiamo sull'H1 perché l'H1 è interessante, sebbene questo è un ciclo X, è comunque un ciclo, quindi contiene i quattro sottocicli. I quattro sottocicli sono questi. Se questo era il 3, vedete che non è andato sopra al ciclo, al massimo del ciclo 3, che potrebbe essere anche questo uguale, non è andato qui sopra ed è diventato ribassista. Quindi in questo caso questa zona qui è la fine. Perché la fine di ciclo questa? Vediamo se qualcuno segue il discorso ciclico bene, bene, bene a filo con tutti i suoi termini. Perché quello è il ciclo 4? Perché assolutamente questo è il ciclo 4? Giangi, perché? Mauro, perché? Giuseppe, dai. Pasquale, perché? Minimo assoluto, va bene, però non è quello il punto che vado a cercare. Il minimo assoluto non è quello, va bene, che è un minimo assoluto, però non è quello il punto. Perché quello è il ciclo 4. Finito il tempo. No, non è finito il tempo. C'è un vincolo temporale che non l'ho ancora detto, non l'ho detto a tutti, ma non perché... Per un po' di rispetto a chi è vincolato a un abbonamento con Visa, non lo dico, ma vabbè, non è questo il punto proprio. Direi che ha fatto un nuovo massimo rispetto al ciclo 3, chiude sotto il minimo e poi sta a campana in chiusura. Ok, no, no, sì, certo, è giusto quello che ha scritto Gianzi, ma molto semplice. Vedete che stare un attimino attento, questo è un pattern 4S, anche se, credetemi, può essere quello che può essere. In ogni caso questo ciclo qui è chiuso, qui abbiamo una M ciclica, abbiamo il pattern 4S e qui mi parte un nuovo ciclo, quindi questo già non fa più parte del ciclo 4, è andato a toccare la media 12, quindi già mi parte un nuovo ciclo. Quindi se mi parte un ciclo 1 dovrà andare comunque a toccare il pivot, non chiudere sotto questo minimo e rimanere rialzista per poi farmi la distribuzione. Distribuzione in partenza, quindi in ogni caso sull'H1 non siamo sotto a un ciclo 5, quindi un ciclo X non ce l'abbiamo ancora. Abbiamo in ogni caso la tendenza di ripartire con una nuova distribuzione che viene confermata quando toccherà la media mobile a 48 periodi. Quindi in questo caso... adesso ho fatto un condor. No, il condor non l'ha fatto. Se fa il condor è questo. Se fa il condor, allora questo è un ciclo 1. Questo è chiaro, ma è un'altra costruzione. Io guardo prima il 4S. Ok? Se fa un condor è normale perché se finisce il 4 mi parte l'1, deve rimanere rialzista. Ok? Quindi è tutto regolare, la distribuzione che è un ciclo X o un ciclo meno 1, questa distribuzione
è una distribuzione in ogni caso regolare a 4 quarti. Quello che adesso viene, adesso diventa così e poi riparte, mi fa così, questo è una X e così via. Però siccome queste cose qui di X meno 1 e sono tutte cose che sono meno probabili dell'andamento ciclico regolare, o anche se regolare a 3 quarti, comunque un conteggio dei cicli regolare. In ogni caso, io mi aspetto una fase rialzista fino al pivot minimo oggi, se non poi a toccare la media 48 periodi, portate sui massimi. Okay? Quindi sono 40 pips di long. Adesso sta rompendo un massimo sui 5 minuti. Se rompe questo massimo qui sulla zona di pullback, potremmo cominciare a partire e ritornare sulla zona di pivot. Okay? Quindi sull'H1 ciclico siamo anche da questo punto di vista regolari. Andiamo sul metodo fascia. Perché metodo fascia vi do un po' di input generali adesso, ricordate che c'è anche l'open price e tutte queste cose qui. Tutto quello che va oltre alla nostra possibilità di tradare con diverse strategie, ricordate che l'unica cosa è il money management e stare veramente con la pazienza. Questo è il primo istogramma verde, ok? Tra 2 minuti cambia, quindi comincio a segnarmi. Avessi fatto sì, Marco. Lo farò. Adesso non so se lo faccio già oggi, un piano settimanale di posizione di recupero. Fammi lavorare un attimino su tutto il sistema, ve lo dico. Oggi ho, non ho, siccome anch'io ho più o meno, oggi è toccato mezzo, più o meno 280 conti ancora da guardare. Quindi non è che abbia, sono qui molto presto, sono qui dalle 6:30 perché se no non riesco a fare le cose che devo fare. E siccome c'è stata questa discesa qui, che sono contentissimo dal fatto che la discesa ha portato il sistema, guardate, così vi dico anche il perché, sono contento e mi dispiace per chi magari non è contento perché c'ha delle posizioni long, però io sono contento perché il metodo automatico fascia con questa operazione qui short. Adesso vi faccio anche vedere un attimino, così interessante anche per te, Sirio, che ti interessi un attimino delle cose tecniche o comunque dell'operatività in automatico. Se qui avevo una posizione long, qui sopra non c'è mai andato, quindi se qui aprivi con 1, il robot ti dice ok, io qui ti chiudo tutta in perdita, questo te lo chiudo tutto e qui ti apro con 2, con la size doppia. Per cui il sistema è che io voglio recuperare tutta questa perdita con delle operazioni. Quindi scendendo fino a qui di 70 pips, ha già recuperato tanto con questa discesa qui. Quindi se adesso mi rimane così in laterale, per esempio, e poi mi riparte una candela verde lunga qui, il sistema ti dice, ok, io da qui entro nuovamente long. Io ho già recuperato abbastanza sui minimi e qui incomincio ad entrare long, magari anche raddoppiando il 4 in base alla perdita che ho fatto. E quando io mi ritrovo di nuovo qui, ho recuperato l'1 con il 2 una parte e con il 4 l'ultima parte del 2 che ho chiuso comunque in laterale positivo e l'ultima parte con l'1 con una size da 0,4. Quando arrivo qui, per farti l'esempio, da qui a qui ho perso 1000, per farti l'esempio, da qui a qui ne ho guadagnati 700 oppure che ne so, 700. Chiudo in positivo le posizioni con un reverse, quindi le chiudo in positivo, chiudo 700, sono comunque a meno 300. Questi meno 300 con le posizioni da 4, quindi doppiando il 2, non occorre più che arrivo qui in alto. Se arrivo qui in alto, chiudo tutto con una size grande. E mi guadagno più di 1000, mi guadagno altri 2000, quindi sono a guadagno molto di più. C'è la questione di lavorare con questo reverse a lungo termine con delle posizioni che magari alla fine rimanendo in laterale qui mi chiudono in positivo, anche se le chiude in perdita, cioè le chiude chiudendo, girandosi con l'epicentro, quindi con la candela lunga verde, me le chiude in positivo perché io sono da qui in poi sono entrato short. Le operazioni. Quando il robot parte qui che mi apre operazioni, oppure quando apre qui, me le apre tutte qui le operazioni. Non è che le apre a griglia come sull'avvicinamento, no, me le apre tutte qui. Cioè che le apre una più grande, una più piccola. Prima più grande,
La più deprima, la più piccola, per esempio la 001, rimane aperta fino per ultima, è l'ultima che si chiude. Quindi, se anche torna giù, io sono in guadagno da qui, sono in guadagno con la 001 e si chiuderà in positivo anche se mi riparte. L'importante è che il mercato non faccia così, perché se mi fa così, se mi chiudi una parte, poi torno in negativo, mi chiudi in negativo. Ma se tu mi fai una bella discesa così e poi mi vai in laterale e poi mi fai una candela verde, tutto quello che è stato aperto qui è positivo. Quindi sono contento di questo, sono contento di tutto quello che sta succedendo con il metodo fascia. Nel metodo algo moving non ho bisogno di dire più niente dal punto di vista operativo. C'è chi lo usa, tra chi di voi lo usa, per esempio te Domenico lo stai usando, magari era anche partito male, adesso mi ricordo, cioè non è partito, avevi il conto tuo è abbastanza alto. Cioè, basta capitare abbastanza, però insomma, quello che fai, anche se magari potrebbe fare di più, però tenendosi un attimino la situazione ponderata bene, la decisione di non avere il conto che ti porta all'acqua alla gola o con l'ansia di prestazione, in questo caso, stai tranquillo, ok? Stanno lavorando tutti bene. C'è l'algo per chi, a parte magari l'ultimo conto che ha avuto dei problemini, il conto che si è bruciato, non era colpa dell'algo, era colpa del cliente che ha scelto all'inizio delle operazioni troppo pesanti, ok? Ha cominciato con un assetto troppo grande in base al coso. Va bene, ok, dai, benissimo, ripartiamo. Manca da vedere 5 minuti che volevo farvi vedere. Questa era l'operazione che intendevo io. Guardate, ha rotto questo minimo qui, scusate, questo massimo qui in questa zona qui. Questa è un'operazione long da fare con il metodo fascia. Perché da fare long? Prima cosa, ho il drive rosso tirato, ho la distribuzione che deriva praticamente dall'operatività notturna su questi massimi qui, ok? È un max caos. Qui, per esempio, torniamo a te, Sirio, che mi hai dato un po' di input. Se tu vai a segnarti un Fibonacci dal massimo di Gauss al minimo di Gauss, ok, sei sul 50%. Anche qui, su questo 50% qui metti l'epicentro e vai a trovarti un nuovo massimo, per esempio. Qui sta partendo dal minimo di Gauss al massimo di Gauss. L'unica cosa che potresti fare oltre a questo, se vuoi entrare long per arrivare qui, dove metti lo stop loss? Sul minimo di Gauss. Quindi lo stop loss è adesso, in questo caso, di 9,5 pips per andare a fare un nuovo massimo rispetto a questo. Quindi magari non c'è la relazione uno su uno, però ci sta che hai una motivazione, una causa per poter entrare long. Ok? Poi l'uno su uno o rischio 1 per guadagnare 2 o il rischio 2 per guadagnare 6, tutte queste cose qua hanno un senso in base alle strategie che usi. Sulle strategie così dinamiche non hanno nessun senso. Non ha senso, assolutamente non ha un senso, perché tu stai cercando di entrare long per prenderti 5 pip di un ritracciamento e non per prenderti il trading del milione della tua vita, no? Non è proprio assolutamente questa la. Poi alle 10 e 10 minuti è un'operatività veloce, è un'operatività con volatilità. Se mi sale fino a qui chiudo e poi ci ripenso. Ok? Ricordatevi sempre, siamo sul minimo di Gauss. Su questo minimo di Gauss io devo cercare con la linea gialla una parte alta. Se adesso si mette tanto tempo a fare così e mi arriva qui tra una decina di candele a 5 minuti, quindi tra un'ora, un'ora e mezza, anche magari 12-14 candele, e io sono qui sulla linea del 50 dell'indicatore, io mi chiudo, mi stoppo, perché non ha più senso cercare la parte alta, per esempio. Cioè, in base al tempo io posso giudicare o pregiudicare una posizione, quindi la pregiudico adesso e poi la vado a giudicare quando è il momento. Questo per i 5 minuti. Sull'H1 molto semplice, io ho un segnale long qui, e il segnale long cos'è che mi paga normalmente il segnale long? In base a quanti pips io vado a dichiarare un take profit di una posizione long fatta con il fascia tecnico e non fascia
emotivo dal punto di vista che noi guardiamo i minimi massimi Gauss. Una posizione tecnica paga dai 15 ai 20 pips, e quindi questo è il long. Qui c'è il pivot, mi accontento di 10, 15 pips, 20 pips. Quindi in questa zona qui io potrei incominciare a chiudere l'operazione. Quindi il long che è stato qui, vabbè che di venerdì sera alle 10 di sera non si fa, però questo long qui non ha ancora dato nessun punto. Questo long qui, oltre a tutto, potrebbe essere questo qui, un minimo di Gauss, non lo so, però questo potrebbe essere il minimo di Gauss e la linea gialla poi parte. Quindi ancora non lo so, non lo segno, però nella mia testa ce l'ho. Ok? Va bene. Perfetto. Benissimo. Bene, bene. Ok, va bene, ti ho già risposto. Sergio, ti ho risposto. Francesco, sì, va bene, dopo. Benissimo. Ok, quindi un ripasso di tutto quanto, proprio per via delle tecniche da riguardare, sono tutte queste cose qua. Non dimentichiamo che il segnale long del fascia c'è stato a fine della giornata. In ogni caso, questa giornata qui di lunedì, fammela ripartire come vuoi. Se tu mi vai a fare un nuovo minimo, mi fai qui una fase rossa, va bene. Questa operatività qui non era da fare né venerdì e magari non fare neanche oggi, però se tu adesso mi ritorni qui non la faccio a luna di notte, qui non so se mi ha toccato, penso di no, però se adesso mi ritorni qui sopra, quindi tutte queste operazioni qui non le avrei mai fatte, ma se tu mi torni qua sopra, allora ti faccio il long. Posso mettere un ordine pendente adesso, non lo devo fare da qui adesso perché mi immagino che mi vada qui sopra. Anticiperei di 14 pips che al senno di poi avrei ragione, guadagnerei 14 pips in più, però col senno di poi l'errore è che ho anticipato, perché se tu adesso mi fai un istogramma rosso e incominci a scendere, mi vai a fare un altro short e da qui in poi non ci arrivo più. Quindi long lo faccio soltanto se la candela mi arriva qui. Me ne infischio che devo guadagnare 15 pips in più, da qui in poi me ne guadagno 10 e basta. Questo è il trading che ti può dare un risultato. L'altro trading è un trading a massima, compro adesso perché spero, perché vedo, perché cerco e non lo so. Non è questo. Guardate, i 5 minuti ha interrotto la situazione long da qui. Lo stop loss di 10 pips. Lo stop loss è dato da una candela lunga rossa. Quindi io posso decidere sulla candela lunga rossa di stopparmi. Quindi mi stopperei qui sul minimo assoluto del mi stoppo se la candela rossa non mi piace, oppure visto che è una candela lunga, non vado a stopparmi, lo lascio correre perché nuovo minimo di Gauss, anzi minimo di Gauss perché quello di prima non lo è, tanto devo comunque aspettare la chiusura della candela, ma già questo ha fatto un nuovo minimo, ha fatto un nuovo minimo, quindi non inutile che adesso io mi vado a stoppare l'operazione, ancora non la posso stoppare perché proprio sto cercando il minimo di Gauss. Adesso posso decidere se, visto questa candela lunga qui, se entrare short, insistiamo anche questo. Togliamo il Fibonacci che non ci serve. Questa è un po' più fine. Ok, questa è la zona dove io dovrei entrare short ed è la zona che io entrerei short dove? Perché non lo devo fare questo short? Al limite chiudo il long ma non lo faccio lo short. Perché non lo devo fare? Perché c'è il minimo di Gauss, probabilmente non lo so ancora, però questa zona qui è il minimo di Gauss. Se in caso riparte, io mi prendo uno stop loss, mi giro short e poi mi riparte. Allora, tecnica ulteriore, quindi ritorniamo a te, Marco, che mi hai chiesto le tecniche di recupero, comunque un piano per la settimana. Non ha niente a che vedere con la settimana, questo, però un piano di recupero è questo. Tu mi fai andare long qui con uno. Mi stoppo qui, mi giro con due, ok? La posizione mi rigiro qui con un altro long, o qui in questa zona qui mi rigiro con un altro long, è la posizione 4. Quindi perdo 1, perdo 2, entro con 4, avrò ragione. 3-4 volte la statistica. Quindi il reverse con l'operatività intraday, il reverse con l'operatività di martingala, assolutamente pagano. Pagano. Quindi bisogna aumentare. Cosa dovresti aumentare? Raddoppiare, certo, dovresti raddoppiare la size, perché tu sei sempre in cerca del guadagno
mancante. Se tu vai a perdere uno, devi fare la seconda operazione che comunque non andresti a fare. O fai un'operazione che con la 1 perdi 10 pips, quindi fai la seconda, devi guadagnare 20 sempre con la size uguale. Però siccome è difficile poi guadagnare 20 pips, diventa ancora più difficile. Guadagnare 5 si può, poi ne perdi 5 ne guadagni 10, se ne perdi 10 ne guadagni 20, se ne perdi 20 ne guadagni 40, quindi diventa sempre più difficile fare il martingala in questo caso. Ma se fai il martingala con l'operazione, quindi devi sempre guadagnare 10, però con 1 non guadagni 10, con 2 ne basta ne guadagni 5, raddoppi la tua size. Perché se tu perdi 10 con 1 e con la 2 devi guadagnare 10. I primi 5 sono quelli che hai perso, gli altri 5 li guadagno. Certo, la doppia size no, ti bastano meno pips per andare a pari e gli stessi pips per guadagnare. Poi test di probabilità è sempre quello. Però notate adesso in questo caso qui, io sto cercando di farvi capire che il reverse qui ci sta assolutamente. Però io non l'avrei fatto perché il minimo di Gauss è il minimo di Gauss, quindi alla fine un doppio minimo, un minimo ulteriore, il primo minimo di Gauss, il secondo minimo di Gauss ci sta. Ancora non ho trovato il minimo. Se adesso mi riparto qui sopra, io sono comunque dell'idea del long. Quindi devo anche basarmi su questa strategia. Per esempio qui mi dai un segnale short, qui lo faccio. Se questa candela qui ti rompevo lo short, io qui non andavo long perché sono sui massimi di Gauss, per esempio. Adesso l'esempio è un po' malandato perché non era qui in alto, però qui per esempio su questa zona qui io posso andare short, vai giù, non riesco a prendere profitto, qui di nuovo vai qui in alto, ma se questo qui è il massimo di Gauss devi tornare giù, infatti poi ci torna. Adesso sui 5 minuti è un po' difficile questo. Eh no, ma cioè, non è sbagliato tenere la stessa size, Sirio, però se continui a avere delle perdite consecutive e poi cerchi di guadagnare, per guadagnare su 5 operazioni perse devi guadagnarne minimo 6, giusto? Invece se tu perdi un'operazione con la seconda già guadagni, devi la doppia la riprendi subito. Anche qui però comporta che devi stare attento al tuo money management, questo è tutto chiaro. Cioè io perché li chiamo appuntamenti di trading questi e non li chiamo e non vado con una serie di posso farmene una serie di lezioni dall'1 al 10, spiego tutto un metodo così, ma c'è talmente tanto materiale sul blog che non ha più senso farlo. Quindi preferisco un appuntamento di trading, se qualcuno ha un dubbio me lo chiede o qualcuno sempre si impara qualcosina in più, non perché sono io a insegnare e ne so tante, tanti anni che faccio trading, quindi sicuramente c'ho qualcosa che magari non ci avete pensato, che ci penso io, qualcosa la pensate voi, qualcosa la penso io, quindi è un appuntamento reciproco sul trading, ok? Perché mi chiedete ogni volta, ma del trading automatico non parli mai? No, non parlo tanto del trading automatico, perché non perché non voglio farvi vedere le prestazioni o quello che è. Assolutamente, non c'ho problemi, ogni tanto le faccio vedere, ma non vado perché non è una cosa pubblica o pubblicità per farvi questo, farvi quello. Chi ha interesse mi scrive, come ha fatto Domenico, come hanno fatto tanti di voi, mi scrivete, come ha fatto Silvia, che poi ci ha messo 1 o 2 mesi per pensarci perché non credeva al trading automatico. Alla fine, tra alti e bassi, penso Silvia che sarai contenta. Poi dipende anche chi lavora con il trading automatico deve essere in chiaro che ritiri, 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 sei risk free e quindi devi capire che prima o poi, quando hai ritirato tutto, devi continuare a ritirare perché prima o poi magari arriva anche la botta. Dipende poi dal capitale. Se invece è come Cinzia, che ha un conto alto, grande di capitale, lo lasci correre. Avete visto l'altra volta in tempo reale come si è chiuso 1.300 euro di guadagno. Cioè, in tempo reale, perché nell'operatività del mattino alle 9 è andato bene, tutto il resto. Comunque, sono tante le cose che uno dovrebbe vedere. E non voglio star lì a puntare, voglio vendere un robot, fate, o che ne so, tanto che non sono neanche in vendita, farvi fare un conto di guadagno. Se avete interesse, mi scrivete, vi faccio vedere qualcosa, vi spiego qualcosa, vi continuerò a dire che in ogni caso in borsa ci sarà sempre il rischio. Perché se adesso fanno l'attentato a Trump o va via la luce al New Wall Street, per farvela proprio così banale la situazione,
il mercato non avrà, oppure digitano un numerino in più, come è successo nel 92, 91, non mi ricordo più, a Wall Street. Succede che i mercati faranno degli sbalzi talmente alti e terribili, il Brexit 5.000 punti. Puoi avere quello che vuoi sul Brexit. È così, se salta di 5.000 punti, non c'è robot che tenga. Chiaro che sono delle cose che non sono previste e quindi non vengono, non c'è, quindi non, andiamo a vedere. Però se adesso l'euro-dollaro da 1,09 che è, entro 3 giorni lo troviamo a 1,15, 1,16, 1,17, entro 2 giorni sono 6, 700, 800 pips, 1000 pips che sale magari velocemente, dipende da come sono situate le operatività, va bene? Cioè, dipende anche da come si muove il mercato. Ok? Quindi questo è tutto quanto quello che vi posso dire. L'euro sterlina è buona. L'euro sterlina è buona da tradare perché si sta portando, dopo una bella discesa, ok? Sta portando la lateralità. Ricordatevi questa salita qui. Andiamo a vederla sull'H1. Sull'H1, vediamo se riusciamo a togliere questo. Andiamo a vedere questa salita qui, da questo minimo qui, più piccolo si può fare, quindi da questo minimo qui è partita praticamente tutta questa salita, ok? È riuscita a chiuderne una parte con questa discesa, ok? Adesso, per esempio, anche qui sull'H1 incomincia a farmi un segnale long qui e il secondo segnale. Era da prendere questo segnale long qui? Vediamo un paio di Fibonacci così. Cancelliamo, vediamo se questo qui dove è messo, da questo ok, questo lo lasciamo. Era da prendere questo long qui, secondo voi? Un segnale long, allora, minimo, non è un minimo assoluto, siamo sulla campana gaussiana, sale, scende, mi fa un minimo crescente, mi rompe questo massimo qui, rompendo con un minimo crescente, quindi un minimo crescente, una rottura di questo massimo, segnale sopra il pivot, long, da qui, long, basta, finito. Non devi pensare di portarlo qui in alto, non devi pensare di portarlo più in alto. Poi c'è una regola da seguire per tutti i segnali. Questa regola qui mi dice che su questo minimo qui, massimo qui, vado al massimo precedente, è questo, ok. Mi trascino questa trend line così. Dov'è il mio take profit? Eccolo qui. Adesso dove è arrivato il mercato, io dovevo essere fuori dal mercato. Oppure mettere uno stop a pari qui, sto guadagnando 18, o mi prendi lo stop a pari o addirittura guadagno di più. Però ho lo stop a pari, quindi non sto perdendo soldi. Al limite perdo tempo perché se non mi prende adesso, mi prende domani lo stop a pari. Ho perso tempo, ma non ho perso soldi. Ok? Bene, in una situazione che abbiamo una fascia di mercato rossa e mi fai un Instagram verde, il testato è che non farà uno solo, ne farà un seguito. Quindi, se questi Instagrammi verdi sono la ripartenza, qui mi riparti e mi farai magari così. Ok? Hai rotto questo massimo qui. Adesso il prossimo massimo è questo. Su questa zona qui, se mi rompi anche questo, sto cercando di portare il minimo al 50%, quindi da pivot a pivot. Ma questa è, non è il trading, il trading era questo e questo. Basta, finito lì. Cioè, erano da guadagnare in questo caso qui i suoi, da qui, dove sono entrato, a questa zona qui, 20 pips standard. Va bene? L'euro sterlina la volevo fare, l'avete visto, non occorre neanche più andarla a vedere perché è questa. Attenzione, attenzione, perché non è finita. L'euro sterlina, deriviamo da questa discesa, è andata in congestione il mercato tenendosi sempre su questa zona qui in lateralità. Adesso se mi arriva il 50% non è detto che mi riporti qui in alto, può darsi che mi ritorni qui giù. Sono 80 pips, però va bene lo stesso, il segnale short è questo. Vuol dire che da qui in poi io devo pensare alla short per chiusura, distribuzione. Devo un attimino guardare com'è la situazione. Ok? Teniamo tutto sotto d'occhio questo. Andiamo a vedere la sterlina dollaro. Sterlina dollaro che ha dato un segnale short qui. Adesso io vi faccio un esempio. Se io devo usare il metodo fascia che troverete tra 15 giorni con i suoi 5-6 video
di spiegazione di tutto quanto. Sono una decina di ore di video, 7-8-9 ore in quali video, che troverete nel sito tra 15 giorni. Se qui si entrava short, ok? Vedete che il mercato non riesce ad andare in positivo. L'unica cosa positiva e negativa era questa, di entrare qui. Adesso qui, su questo breakout, mi devo stoppare. Allora, io mi dovrei stoppare qui con questo istogramma qui rosso, cioè con questo istogramma verde qui mi dovrei stoppare. Cosa faccio? Io mi stoppo, però devo rientrare. Qui è l'esempio proprio quello che a te si interesserà molto. Se io qui entro con uno, qui mi giro con due, mi stoppo sull'istogramma rosso che viene dopo qui, dove entro nuovamente short con 4. Avrei guadagnato o no? Cioè, non perché adesso la verità è questa, ma guarda, uno la perdo e perdo qui, il 2 mi giro long e perdo qui un 2, col 4 mi giro, avrei guadagnato. Quindi la statistica mi fa guadagnare. Se non riesco a guadagnare subito i miei 20 pips che mi tolgo dal mercato, ne perdo 20, ne guadagno, perdo altri 20, però qui mi giro un guadagno. Cioè, solo di rigirare e rigirare avrò una potenziale di guadagno. Attenzione però, non lo posso fare nelle giornate, non farò mai un'operazione contraria duplicando la size se me la fai alle 10 di sera. O se me la fai alle 4 di notte, questo no, non lo posso fare. Lo posso fare soltanto nelle orari di punta. Andiamo a vedere, per esempio, questo qui che mi pare che sia magari un'operazione che ha fatto delle perdite. Per farvi degli esempi un po' generali su tutto oggi, questo è un istogramma rosso qui. Ok, qui entrerei short. Va bene, qui arriva il pivot, mi prendo i miei 10-15 pips, guadagno. Quindi non si può fare l'esempio, però qui magari mi devo girare long alle 15 pomeriggio, mi devo girare long e anche qui guadagno, quindi non ci sono delle giornate che vanno bene sempre. Qui magari alle 11 mattina sì, mi giro short e guadagno, qui magari alle 10 del mattino mi giro long e guadagno, non ci sono degli esempi da fare. Eccolo qui, vabbè, alle 4 di notte questo non lo faccio, mi sveglio qui la mattina alle 10, guardate, questo è bellino perché questa è proprio l'idea chiara di dover seguire gli orari giusti. Guarda, questo qui me lo fa alle 4 del mattino, questo segnale qui. Un po' più alto. Ok, su questa zona qui tu mi dai un segnale short qui. Non lo faccio alle 4 del mattino, però vedo questa candela qui, lo posso fare qui, alle 9 del mattino, alle 8, questo lo posso fare. O non lo faccio alle 8, lo faccio dopo, se mi fai una rottura di questo minimo qui, te la faccio ancora. Se devo seguire il trend, questo qui è il trend. Io entro qui alle 9 del mattino, 100 pips, mi fermo al primo 47, 37. Va bene? Cioè, dipende anche dagli orari. Questo qui alle 17 di sera non lo faccio, non lo posso fare, cioè io non lo farei, però se lo dovessi aver fatto, questo è il segnale long, avrei pagato anche 26, 29 pips. Non l'avrei fatto perché era tardi di notte, non lo faccio, come non l'avrei fatto neanche questo short. Però guardate, questo short qui per esempio non l'avrei fatto, vado a vedere il giorno dopo alle 4 di notte, no, però il giorno dopo alle 9 del mattino sono ancora qui short, posso continuare lo short. Bisogna un po' guardare i tempi perché qui sta chiudendo la distribuzione, però questo long non l'avrei neanche fatto per via di distribuzione di chiusura. Però questo short assolutamente sì. Ok? Non so se ce l'hai tu, Silvio, il fascia, se lo posso già usare, non lo so. Te lo do adesso, abbi pazienza, 2 settimane e poi è tutto online. Va bene? Quindi puoi cominciare a usare tutto quello che vuoi. Ok. Non ha ancora l'indicatore. Presto li avrai, dai. Ok? Porta pazienza, veramente. La deadline è il 15 settembre, quindi assolutamente sono sicuro che uscirà puntuale. Ok, poi gli allacci per avergli tutto il resto, vediamo se riesco fino a fine mese a fare tutto, ma una volta che è online il sito si mettono gli altri programmatori a fare tutto il resto. Ok, bene, oggi la giornata è così, short sull'euro-dollaro, vedete, torna l'idea dello short qui, non è riuscito a guadagnare, è chiaro che da qui si dovrebbe entrare short, non si fa perché la distribuzione è in chiusura, quindi io non la faccio.
come non la faccio nemmeno qui. Il short per me adesso è un tabù, non li faccio. Anche se segna dei segnali short, io non li andrò a fare. Ok? Piuttosto me ne sto fermo. Perfetto. Grazie a tutti della partecipazione. Marco, che mi hai chiesto dov'è la domanda? Se non la trovo più, mi pare che sei tu, Marco, che mi hai chiesto, che mi hai ricordato quello che volevo fare in base alla settimana. Se mi pare che eri tu, adesso mi ricordo, non trovo più la domanda. Non vi preoccupate, che non ho dimenticato nessuno, però già con questa cosa qui, che sul metodo FAST vi faccio vedere l'1, il 2, il 4, cioè le posizioni di recupero, già questo qui potrebbe essere già un sistema. Però sto imbastendo una cosa per portarla avanti con voi tutti i giorni, tutte 3 volte alla settimana nei webinar. Quindi datemi un attimino di tempo, oggi anch'io riparto fresco fresco. Fatemi sistemare un paio di cose, ancora più o meno 300 conti, 280 conti da guardare, da sistemare. Poi, quando in base a questa settimana, come ci mettiamo col tempo, prepariamo una strategia settimanale da seguire tutte le settimane. La strategia settimanale partirà, adesso andiamo, anzi, prendiamola qui, partirà da, prendiamo sempre l'euro-dollaro, formato neutro, partirà da delle candele weekly. Quindi in base alla candela weekly, ok? Noi abbiamo questa candela qui, precedente, in base a questa candela qui andremo poi a fare, costruire una sensazione di trading, una situazione, sensazione di trading. Io in base a questa candela long qui dovrò andare a giudicare se da qui in poi posso entrare long o se da qui in poi in generale short, oppure all'interno della candela andrò a farmi dei segnali. Però questo lo faremo con calma quando sono tutti a mente libera. Adesso non sono a mente libera, quindi perdonatemi se oggi non sono partito con questa strategia. Grazie a tutti, ci si sente mercoledì mattina alle 9:30. Ciao 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 a tutti!